Gianmarino, un bel Pineto, no? Un Pineto che gioca a calcio, anche se è ancora agosto, è un Pineto che non si può nascondere in questo campionato. No, ma noi non ci siamo mai nascosti, è una squadra ormai rodata con l'innesto di 3-4 giocatori nuovi, secondo me con un allenatore nuovo, adesso stanno lavorando, questa sera abbiamo visto delle buone trame di gioco, dei giocatori interessanti, poi i ragazzi nuovi sono bravi, i fuori quota sono buoni, quindi siamo fiduciosi. Lo scorso anno c'erano queste squadre così blasonate che erano fallite l'anno precedente, viene da pensare al Cesena. Quest'anno che girone si aspetta, Gianmarino? Io mi aspetto un girone con le squadre del territorio. Non mi aspetto che la Lega quest'anno metta delle squadre fuori zona per... Riferimento al Foggia? Riferimento al Foggia, certamente. Vediamo che il territorio sia rispettato e le società del territorio siano rispettate. Non possiamo ogni anno combattere contro i mulini a vento, non è giusto, ma non solo per noi, per tutte le squadre che compongono il girone, per tutte quelle società che stanno facendo gli sforzi economici, è giusto che ognuno abbia la sua zona. In quel caso, obiettivo promozione? Ma noi lottiamo, noi speriamo di essere bravi per stare sopra, per stare con le prime della classe, che noi comunque siamo una squadra che è il terzo anno che disputiamo, questo sarà il quarto anno di Serie D, e consolidarsi nelle piazze alte della classifica è sempre difficile, però ce la metteremo tutta, la società è forte, la squadra è buona, l'allenatore ci ha tanta voglia, l'ha dimostrato, ci è venuto con tanto entusiasmo, quindi l'ambiente gli sta rispondendo e speriamo di partire col piede giusto.